proprio un ritratto deprimente. I giovani non sanno cosa fare, dove andare, una città di vecchi. La cosa che più mi ha colpito è come la gran parte dei ragazzi intervistati vivono, o meglio, sentono la città come ostile nei loro confronti. Detto questo, io non ci trovo nulla di strano sul fatto che molti giovani non sono soddisfatti della propria città, ma dobbiamo chiederci il perché. I giovani sono il nostro futuro, sono la nostra speranza, sono la nostra forza. Sicuramente il giovane deve essere comunque non uno spettatore, ma deve diventare protagonista. Direi che i giovani oggi hanno uno strumento in più per farsi sentire, per farsi ascoltare e per farsi capire. Sì, io devo dire, mi unisco a chi ha fatto i complimenti al lavoro, perché è stato un lavoro veramente bello, fatto molto bene, spontaneo sicuramente, e ritengo che siano questi tipi di lavori quelli che danno la vera fotografia poi della realtà del mondo giovanile, o di quello che loro, i giovani, vogliono, chiedono e di cui hanno bisogno. Prima dicevo che ci vuole coinvolgimento da parte loro. Ho segnato alcune parole che sono state per me molto importanti. Quando partono con le loro dichiarazioni, loro emerso città morta, no, delle prospettive, diamo disturbo, è una città che è volta al silenzio, è stata bella la battuta che ha fatto il ragazzo termale, ma dice io non ne ho bisogno, per fortuna, però vorrei dell'altro. E poi però non ci sono solo messaggi di negatività, perché se ci fermiamo a quelli sarebbe già un fallimento, quindi non ci sarebbe uno sviluppo. Ci hanno dato anche già, secondo me, le risposte, perché quello che dicevo, con i giovani bisogna più che parlare, ascoltare, con loro poi intervenire. Infatti c'è chi ha detto, i ragazzi bisogna coinvolgerli, abbiamo bisogno di un punto, l'informa giovani è stata addirittura chiusa, abbiamo bisogno di spazi, hanno detto palestre, una struttura, un punto di aggregazione. E l'ultimo, una ragazza diceva, mi piacerebbe che ci fosse qualcuno che dice dai ragazzi, adesso si cambia. Ecco, io credo che sia stato un lavoro fatto estremamente bene, che è partito da una fase di analisi per dare già comunque delle soluzioni. Ora quello che deve fare un buon amministratore è quello di prendersi insieme questi ragazzi e con loro costruire quello che possono essere delle prospettive e delle soluzioni ad una tematica che prima di tutto deve coinvolgerli nelle proposte. Loro non attendono proposte da noi. Vogliono che prendiamo le loro proposte e le facciamo nostre. Di Avano, alla fine è una buona città, non saprei cosa dire. Riesco ad adattarmi a questa situazione di Avano. Difficile dire anche che non trovi nulla di positivo, perché non puoi di certo definire brutta, è una bella città. A me piace Avano. Io sto benissimo qua ad Avano. Mi piace tremendamente la zona, ai piedi dei colli, cioè proprio geograficamente. Beh, mi piace che è vicino ai colli, cioè abbastanza verde. Mi piace perché ho i campi. Fin da bambina ci ho giocato, andavo dove volevo e sarà perché io ci sono legata, però secondo me è bellissimo vivere proprio la terra, vivere il campo, vedere questi paesaggi strani, vedere l'evoluzione del campo stesso durante l'anno. C'è questo parco che è molto bello, mi piace la biblioteca di Avano, una struttura bellissima, funziona anche bene. È molto organizzata, ci sono sempre molte attività e un sacco di gruppi che fanno qua le loro serate, le discussioni. Mi piace di Avano che questa biblioteca faccia una volta all'anno la festa del libro, per esempio. Abbiamo la possibilità di avere un clima, una città bellissima perché è veramente carinissima, e me lo dicono i miei amici stranieri che vengono, però che bisogna un po' avere idee, crederci e basta. Si potrebbe provare a controllare un po' di più l'urbanizzazione, la cementificazione. Diciamo che per quanto riguarda ad esempio Giarre, negli ultimi anni il paesaggio è stato un po' stravolto. Stanno mettendo su case, però
ora che saranno tutte vendute, non so. Io mi ricordo una volta che da bambino accanto a casa mia c'erano i campi, mi divertivo mucchio. Sì, mi ricordo quando ero piccolo che ne so, andavo a farmi giri in bicicletta con la mia famiglia ed era bello perché c'era un sacco di verde, ci sono tutte queste stradine in mezzo ai campi. Cioè, ero, da bambino sono cresciuto su questa città più turistica, devo dire. Mi perdo un po' questa cosa che secondo me è più evocazione di Roma. E non mi ci vedo una città dove ci sono un mucchio di costruzioni, di edifici, di cose non turistiche. Adesso si sta pensando molto di più al cemento, alle costruzioni, a questo, a quello. Piuttosto facciamo un'area verde che costruire sempre, perché ad Abano si, come dappertutto penso, si costruisce tanto, sempre, sempre. Ci sono meno spettacoli anche culturali. Per un giovane la vedo un po' smorta. Questa staticità che c'è a livello di tutto. Non c'è una proposta non solo culturale ma anche sociale, nel senso dello stare insieme. Non propone niente né alla cittadinanza che ci vive né alla gente che dovrebbe venire per turismo, se non il fatto che è una zona vicino a Padova, vicino a Venezia, dove uno può venirsi in albergo e fare due o tre cure e visitare Padova e Venezia, cioè non viene per stare ad Abano. Quindi Abano non ha niente di eclatante o di caratteristico oltre alle terme, e già quello che abbiamo lo stiamo sfruttando poco. Però credo che come che le persone che abitano Abano abbiano vogliano e abbiano bisogno di più stimoli dal punto di vista, ecco, io punto sulla, dal punto di vista culturale, diciamo. Cioè, guardandola con l'occhio di una ventenne, è una città vecchia. Vecchia nel senso che si fonda ancora su quello che è stata la sua età dell'oro, tutti trovavano lavoro ed era una città molto prosperosa, insomma. Invece adesso è rimasto un po'... Non lo so, è rimasto quello che vorrebbe essere l'Abano di una volta e che non sarà mai più, secondo me. Conosco molta gente che lavora negli alberghi e sento che ci sono molte meno persone di una volta, perché questa c'è anche una crisi mondiale, insomma vedere l'Abano meno più degradata fa male. Poi anche secondo me ci vorrebbe tutto un progetto per Abano vecchia, in tutte le case che ci sono, che danno sul Duomo di Abano, su San Lorenzo. Cioè, vedo la crisi un po' in Italia in generale, vedo poca voglia di stare al passo con il resto del mondo. Non ci si è accorti che il mercato nazionale è cambiato, si continuano a mantenere prezzi alti, servizi sono sempre gli stessi, non c'è stata un'evoluzione. E quindi anche dal punto di vista del lavoro, le persone che sono inserite ormai in quel contesto continuano a lavorare negli alberghi, eccetera. Per i giovani non viene data alcuna possibilità, è un circolo chiuso. Se per esempio un ragazzo vuole integrarsi, vuole cominciare a fare qualcosa, lui sa già che parte, che deve, diciamo, non dico lottare, ma quasi, insomma. Non sono riuscito a far diventare la musica un lavoro, quindi ho dovuto passare in secondo piano hobby, ma non è che lo faccio così, io finisco a lavorare, io sono musicista. Forse che è come un buco nero, tu viaggi su quest'isola dove studi, ti arricchisci eccetera, però finita la triennale o finiti anche i due anni di specializzazione, poi ti ritrovi a domandarti, cioè adesso... Thank you.
purtroppo per quello che voglio fare io, cioè purtroppo, non lo so, purtroppo per fortuna dovrei andare all'estero. Io vorrei fare illustrazione grafica, cioè non è neanche considerato un lavoro da tante persone. Questo territorio non offre opportunità. E quindi bisogna migrare. Sono stata a vivere in Spagna, Barcellona per 2 anni, poi ho vissuto anche i Caraibi per 8 mesi. Adesso non so quale sarà la prossima tappa. Non è che so che non posso tornare, però so che qui non avrei la possibilità di uno sviluppo. Infatti sono sempre di più giovani che si laureano e scappano all'estero perché qui il precariato e tutte queste menate varie sono sempre problemi più importanti, più sentiti. Adesso invece mi interessa perché è il paese dove sono nata e il paese dove non so se crescerò. E mi dispiace un po' perché questa è la mia casa, ci sto bene, vorrei poter lavorare, vorrei poter magari farmi una vita qua, però non vedo prospettive future. Del mio futuro qui ad Abano non me lo vedo. Cioè me lo vedo di sicuro fuori da qui. Questo me l'ha fatto notare un ragazzo argentino che mi fa: tutti gli italiani che sono all'estero parlano sempre benissimo del loro paese. Parliamo del mangiare, parliamo dei paesaggi, parliamo delle cose che hanno comunque segnato il nostro sviluppo, la nostra crescita. Però la domanda successiva: torneresti mai in Italia? La risposta è no. Posso dire che in Spagna, per esempio, un disoccupato ha accesso a una cosiddetto paro, che è un aiuto del governo, che nel caso in cui, per esempio, ogni anno vai e ogni anno lavorato sono 4 mesi di indennizzo. Quindi io ho lavorato 1 anno e mezzo, ho 6 mesi di indennizzo in cui il governo mi paga per i primi 4 mesi l'80% del mio stipendio. Sono stata licenziata e quindi adesso sto vivendo un po' di rendita perché comunque c'è un governo che mi sta aiutando, non è come qui che è il paese delle barzellette. Un anno fa circa, siamo ritrovati una sera e non abbiamo fatto nulla tutta la sera, cioè varie sere, d'estate soprattutto, con una nuova macchina non potevamo girare. Cosa facciamo? E niente, camminavamo per il centro d'Abano e dopo tornavo a casa un po'. Sì, ero con i miei amici, quindi non è che non era proprio un fatto negativo, però alla fine era quasi tutto chiuso e quella nebbia che qua di solito c'è, quindi eravamo verso fine estate, c'era la nebbia, una serata un po' fresca così, e non c'era nessuno, neanche una persona nel centro d'Abano, eravamo noi a girare per il centro d'Abano desolata proprio. E quella sera sono tornato a casa 10:30 e ho detto, ma non stavo a casa a guardare la televisione. Niente, usciamo mercoledì ogni tanto gli spritz, venerdì solito è birretta, il sabato di nuovo usciamo, andiamo a Padova e cerchiamo di inventarci qualcosa da fare. Poi è difficile anche a Padova, comunque tutto chiude a mezzanotte e anche lì rimangono abbastanza punti di domanda, a meno di non essersi infilato da qualche altra parte. Per la maggior parte delle volte ci si trova a Padova, dove è più facile per tutti quanti, è più chiaramente passarsi una serata a Padova, è chiaramente più interessante che passarsela ad Abano, più che altro per il fatto che a Padova chiaramente è una città più grande, poi comunque c'è un centro che offre diverse possibilità, offre la possibilità di comunque di incontrare molte più persone. Mentre qui ad Abano diciamo che i centri, le zone di incontro sono più che altro i locali, e mentre a Padova è proprio il centro, diciamo, che offre la possibilità di incontrarsi con diverse persone. Magari nei soliti pub dove c'è un po' più di gente, dove sai che si ritrovano gli amici che conosci da una vita, che magari sono sempre gli stessi posti, che sei un po' anche stanco
di andarci, però vai perché ormai è tra virgolette tradizione. Mi stanca non avere stimoli. Beh, il centro Padova, oddio, non è... diciamo che dopo i primi anni di adolescenza, università, dove c'è questo nuovo incontro con questa, tra virgolette, movida, diciamola, chiamiamola così, dove ci sono vari locali, cioè, dopo un po' ci si annoia da morire, secondo me, nel senso che non, cioè, c'è quello. Farci la passeggiatina in centro, ok, bere, chi guida ovviamente non beve, oppure a volte anche beve se ne frega e tornano a casa, oppure tornano a casa anche scontenti. Il comune non fa niente per incentivare i giovani nel scoprirsi. Cioè, una ragazza alla mia età che non so cosa fare, nel senso non so cosa fare del tipo, non so cosa fare l'anno prossimo che deve scegliere l'università. Magari ha bisogno di sapere anche, magari io non sono a conoscenza di cosa io sono portata a fare, dei gruppi che così con iniziative nuove magari mi possono anche aiutare a cosa sono, per cosa sono portata, mi possono aiutare a capire qualcosa che magari io non ho ancora scoperto di me. Quindi il giovane medio italiano di Abba anche va, cosa fa nel tempo libero? Aperitivo e bar, nient'altro. Amici, cerchiamo magari anche di trovare o il cinema, per carità, o anche un concerto. Niente di nuovo, di figo, non lo so, poi ovviamente tutto soggettivo. Se uno si annoia, voglia di, cioè, deve cambiare, o c'è la paura di staccarsi da una sorta di radice, perché ovviamente io non l'ho mai vissuta, però cazzo, avete 20 anni, da una parte svegliatevi anche fuori, c'è un mondo, cioè ci sono tantissime cose da fare. E qui la gente non è più, non sa più cosa vuol dire divertirsi. Sì, beh, sono io la prima che poi magari non mi va bene, però alla fine lo faccio. Magari sì, non mi va bene, però alla fine vado lì dove sono gli altri, perché a volte dico ok, sto a casa e faccio altro, o vado dall'altra persona e faccio altro, però la voglia di vederli alla fine mi fa ricadere nella routine e quindi comunque dar corda a questa cosa che si protrae da sempre. Preferisco mille volte di più un festino in casa. Non conta niente se non le persone con cui sei, perché in casa non ci sarà mai di bello. Forse c'è il bagno pulito a differenza di un locale, però tutto sommato una casa cosa sarà mai? Niente. Come città potrebbe essere molto importante, cioè potrebbe anche con i giovani, se ci fosse qualcosa, arriverebbero giovani da tutte le parti, perché comunque se ci guardiamo intorno c'è cioè meno che qua. E boh, vorrei fare qualcosa per, non per migliorarla, però per renderla un po' più felice. Si vede la felicità come qualcosa di lontano e si cerca sempre di ottenerla, quando è giusto, quando non la vuoi ottenere che arriva, quando vedi positiva attorno a te che arriva, e all'italiano manca questo. Infatti l'italiano si lamenta sempre, questo non va bene, e poi gli chiediamo cosa fai tu, corriamo dietro sempre a un qualcosa e che rimane sempre lì distante, non siamo capaci di fare sì che la felicità sia qualcosa di quotidiano. Nel piccolo è più una cosa di svegliare i giovani, svegliarli con qualsiasi attività, ovvero una volta quando io ero piccola c'era la parrocchia, c'era il patronato. Adesso il patronato è un luogo obsoleto, quindi nessuno va. Io ho frequentato comunque per anni la parrocchia questa qua di San Lorenzo, e c'è sempre una grande difficoltà ad organizzare qualcosa che non sia, non le solite cose, magari un concerto, che per carità adesso quella è una cosa particolare, però proprio tra le persone che ne fanno parte della comunità lì si
sì, semplicissima, no, ma perché poi c'è casino, non si può fare il concerto, è meglio così, stiamocene buoni, facciamo l'abitudine delle nostre cose che rimanga quella, che però si riflette secondo me anche nella riuscire ad accogliere la diversità, anche solamente dire facciamo una cosa diversa, si fa fatica. Quello che fa la differenza però a Montortone è proprio la gente, la comunità che si è creata intorno alla parrocchia. Per me sono sempre state esperienze che appunto tramite la condivisione mi hanno sempre arricchita. E queste esperienze ti fanno sentire partecipe e ti fanno sentire proprio di un posto. Quindi le cose che fa, le fa perché ci tiene. E tiene alla gente, tiene a se stessa. E quindi vengono fuori delle gran belle iniziative a livello di parrocchia, però, non di cittadinanza. Quello che c'è a Montortone è una realtà parrocchiale, quindi che non è Abano. Cioè, non si può dire che è una comunità di cittadini di Abano che vive la città, è una comunità che vive la parrocchia. Allora, l'occasione di Villa Bassi, appunto dello stage, è probabilmente stata l'esperienza che mi ha inserito di più nell'ambiente e quindi è stato il momento in cui io mi sono interessata di più. Ho sempre vissuto passivamente la realtà di Abano. Non si è interessati perché non si è partecipi all'interno della comunità. Io mi lavo un po' le mani perché comunque vengo a casa 2 mesi all'anno. Quindi non voto. L'ho sempre vissuta da passiva, non mi sono mai preoccupata di sapere piuttosto che cercare o informarmi, no, non ho mai fatto niente. Magari tante volte entri dentro queste cose perché hai dei contatti, degli amici e delle conoscenze che ti dicono dai vieni e allora lo fai, però se non lo sai e non frequenti persone che sono dentro, secondo me, a meno che non sia proprio una cosa tua che ti viene, che dico cerco perché mi interessa, non sai, non conosci. Tutti noi giovani, trovarci, unirci e secondo me questa città si può migliorare, sicuramente. La si può fare vivere in modo migliore ogni giorno noi ragazzi. Proponendo qualcosa di nuovo si rimetterebbe anche in discussione qualcosa, una partecipazione più sentita da parte di tutti su temi appunto anche della cittadinanza, dell'identità di un territorio, dello sviluppo del territorio appunto. Delle attività alle quali partecipare, non alle quali assistere. Partecipare. Dobbiamo partecipare a questa cosa, si tratta del nostro paese, non è una partita di tempo, è qualcosa che ti può far sentire parte di una comunità e se continui a essere disinteressato sarai singolo e basta, non ci sarà nessuno intorno a te, ti vivi la tua vita isola felice, invece partecipare, essere parte di una comunità secondo me è più importante ed è anche più dà più soddisfazione. Dando un voto che era più che altro consigliato dalla famiglia più che creato da una mia scelta ragionevole, questa cosa mi aveva dato parecchio fastidio, diciamo.
alla politica seguono di più i luoghi comuni, non si informano. Non c'è un punto intermedio, non c'è una cosa che aiuta la comunicazione. E anche adesso internet offre delle possibilità grandissime di informazione che non vengono sfruttate, anzi magari vengono sfruttate dalla generazione passata, dai nostri genitori, e noi invece rimaniamo sul Facebook e basta, quella è la realtà di internet per i giovani. Perché la mia idea in questi ultimi tempi non è buona della politica in generale, nel senso che la vedo veramente un mondo a sé, non c'è più modo di, o ci sono molte difficoltà per poter partecipare attivamente. I programmi poi di legge sono tutti ottimistici, tutti energici, tutti, no, che di riguardo a tutti, quindi è una montagna di promesse quelle che vengono fatte sempre in campagna elettorale, non è una novità. Bisognerebbe introdurre un po' la responsabilità per le cariche comunali come politiche, la serie prometti qualcosa, la fai, sì, se non la fai, vabbè, paghi. Perché come se io lavoro e non faccio quello che devo fare al lavoro, beh, pago, di conseguenza vengo licenziata o mi riducono l'orario, qualsiasi cosa. Cioè, la gente che va al comune deve essere responsabile. Devono fare come fanno i politici, che parlano e poi lasciano le cose a metà. E se la giunta comunale precedente ha iniziato delle attività, portarle avanti, perché così tanto è uno spreco di energia, a prescindere da quale sia il partito che viene eletto, che i lavori vengano lasciati a metà, come molto spesso succede. Vedo che ognuno fa un po' i cavoli suoi. Cioè, che uno guarda le cose, ma le lascia andare. Non... c'è come una barriera. Non so neanche da cosa è dovuto, forse. Cioè, una barriera tra... cioè, come se... cioè, chi prende le decisioni è staccato dal resto della popolazione, soprattutto a livello più grande. Cioè, ci sono tante cose che non ci vanno bene, però non è che pensiamo di più di tanto di cambiarle. Cioè, è come se fosse dato per scontato che è così, no? Cioè, sento tanta gente che si lamenta, però... nessuno che fa. Ci sono le persone che a prescindere, adesso uno non deve fare un discorso politico perché è sbagliato, proprio ci sono le persone a prescindere che hanno nella loro testa la voglia di fare qualcosa e di farlo in maniera onesta. E tutto sta al fatto di venire fuori e di avere la forza di volerla fare. Insomma, se una volta non va bene, una seconda volta non va bene, la terza volta non va bene, la quarta volta non va bene, a un certo punto non è neanche più questione di crederci o no nel progetto, è proprio questione che nessuno ti viene incontro. Però appunto ci sono stati tutti questi ostacoli che da parte mia mi hanno sempre demoralizzata e portato appunto ad arrendermi molte volte. Aprire non solo il mercato del lavoro, ma anche lo spazio delle idee, lo spazio dei forum, delle discussioni alle persone giovani, perché sono quelle il motore che porteranno avanti, che svecchieranno. Se si lascia solo a quelli che già si sono inseriti in questo contesto, non dico comandare, comunque portare avanti questo paese, prima o poi non ci sarà più nulla, perché tutti i ragazzi se ne andranno e rimarrà il vecchio, il passato, e non ci sarà più niente che porterà avanti questa città. Quindi l'appello che faccio è forse di aprire e di essere un po' più disposti alla collaborazione con le persone giovani che vogliono partecipare, ma che si trovano spesso porte sbattute in faccia, in quanto essendo giovani si crede che siamo svogliati, stupidi e che non abbiamo voglia di impegnarci, invece ne abbiamo, solo che un attimo di possibilità ci deve essere lasciato. Servono delle scelte abbastanza, secondo me, grandi, perché dopo
3-4 anni che susseguirsi di amministrazioni cadute, commissariamenti, eccetera, avranno davvero bisogno di scelte pianificate, molto ampie, molto di larghe vedute, perché siamo rimasti un po' indietro. While the band's taking pictures in the grass, and my radio smashed, and I like pianos in the evening sun. Dragging my heels till my day is done. Saturday night in the captain's clothes, tin horns blowing when my jewelry froze. So disco. Way back when my Cadillac pants going much too fast. Karaoke weekend at the suicide shack. Community service and I'm still the Mac. Shock my finger, spice in my hand. I've been spreading disease all across the land. Beautiful air condition, sitting in the kitchen, wishing I was living like a hitman. Conosco tanti ragazzi che fanno musica, fanno video, fanno fotografie, arte in generale, però sì, non è che ci sia una manifestazione ad Abano o anche un luogo dedicato a esporre appunto queste cose periodicamente. Cioè, ci sono tanti di quegli artisti giovani che si muovono senza avere bisogno di grandi compensi. Cioè, li conosco io perché faccio una scuola di arte e ci sono persone brave che, cioè, per loro già solo poter esporre qualcosa è il compenso. Ci sono piccoli paesi in Italia che fanno questo tipo di promozione e riescono, partendo da nulla, a avere visibilità. Ad esempio c'è Sarmede, in provincia di Treviso, che da molti anni fa un festival con una mostra di illustrazione per l'infanzia, fanno dei workshop e loro sono partiti da poco e adesso ha visibilità internazionale. Ci sono famosissimi illustratori che tengono corsi e espongono le loro... E Sarmede è da piccola cittadina insignificante, comunque ha ottenuto di essere vista in giro per qualcosa. Oppure c'è Perarolo di Cadore, anche là, che è una città che non avevo mai sentito prima, appunto hanno fatto iniziative interessanti per quanto riguarda l'arte contemporanea, hanno chiamato giovani artisti e hanno fatto questa manifestazione. Beh, che purtroppo non tanto al pubblico non interessa, perché il pubblico viene anche educato poi a seconda delle offerte che gli si propone, ma sì, ecco, le amministrazioni locali non ci credono, forse non hanno voglia di rischiare. Non è che sia il problema fondamentale, sicuramente. Però se dovessi proporre qualcosa, proporrei questo, perché è ciò che conosco meglio ed è ciò che mi sta più a cuore. Tra l'altro, comunque, credo che anche altri aspetti verrebbero valorizzati. Cultura non è mai fine a se stessa. Villa Bassi, una villa che viene catalogata in tanti libri e che viene in realtà presa in considerazione e comunque citata da tanti altri storici. E so che da quando è stata restaurata c'è stato questo progetto appunto di adibirla a museo civico. Villa Bassi come museo, ma anche come, che ne so, posto in cui fare
organizzare delle feste oppure mettere insieme quella che è la musica che interessa i giovani, l'arte che interessa i giovani e non, e anche la musica ovviamente, e che ne so, anche boh, il cibo. Cioè ci sono tante cose, in realtà è un, secondo me è un punto che ha come, come cose positive il fatto che c'è dell'arte dentro, cioè che è una cosa storica, importante e potrebbe essere sfruttata molto meglio. Sono iscritto al primo anno di specialistica di ingegneria ambientale qua a Padova. Ho ottenuto una laurea triennale in Inghilterra all'Università di Southampton, sempre in ingegneria ambientale. Questa risorsa della geotermia mi piacerebbe vederla sfruttata un po' meglio. Abano e bacino termale, diciamo, quindi anche Montegrotto, Galzignano, eccetera, vengono raccolti più di 1 milione di litri d'acqua all'anno, mi sembra, che vengono usati negli alberghi per riscaldare e per tutto l'aspetto sanitario. E queste acque vengono lasciate nei fossi, perché una volta che non servono più vengono scaricate nei fossi a una temperatura anche di 30-40 gradi. E questa temperatura può essere utilizzata con diversi tipi di tecnologie per riscaldamento, anche per la produzione di energia elettrica, che aiuterebbe tutto il bacino termale a diventare un po' più autosufficiente. Ci vorrebbe un progetto mastodontico. Si tratterebbe di prendere l'acqua e di usarla in centrali termali. Detta così sembra facile, però in realtà è molto più complicato. Ci vorrebbe qualcuno che insomma lo prendesse in mano. Ci vuole un partito, comunque c'è dietro tutta la politica, tutto l'aspetto tecnico, l'aspetto culturale, sociale. Io sono ancora al primo anno di specialistica. È un'idea quella, cioè è un sentimento quello che ho, più che altro, che mi sembra strano che quest'acqua non venga utilizzata. L'unica cosa da fare è creare il quartiere, se vogliamo farlo in grande, dei giovani. Per esempio nella zona artigianale che hanno fatto l'Ai Caffè, se insieme all'Ai Caffè ci fosse il Rock Caffè, la palestra che c'è, il parco e il campo da calcetto, il centro internet, che ne so, l'aula studio e il campo da beach volley, cioè esagero. Il mini market, che ne so, cioè veramente si creerebbe un quartiere, una mini città che diventerebbe una calamita, proprio un posto in cui uno che viene da fuori, che vuole aprire un locale, lo apre qua anche lui. Il locale da solo non ha mai fatto chissà che successo, cioè qui vedi per esempio in questo caso il giovane da solo non può fare niente, però al posto di andare in comune e dire voglio la pista ciclabile e uno ti dice ma ascolta, ma va a casa, cosa vuoi da me? Gli dici abbiamo un progetto e per questo progetto noi dobbiamo creare uno scopo comune. A quel punto si creerebbe una collaborazione tra i giovani e tra quelli che hanno i soldi, che non sono i giovani, anzi fra un po' neanche i vecchi prenderanno soldi. Una cosa che è difficilissimo trovare sono le palestre, per esempio, no? E noi siamo costretti a allenarci a Torreglia, per esempio, perché non ci sono palestre disponibili. Perché doversi scannare fra dirigenti per avere una disponibilità di un'ora e di un'altra o di spostare una partita è davvero una cosa estenuante. Per esempio, il palazzetto dello sport è di fianco all'Alberti, ok? E l'hanno fatto la nuova tennisostruttura, il pallone che è chiuso ancora perché devono fare i collaudi, non lo so. Però perché non fanno una zona sportiva? Possono unire le palestre del palazzetto, la palestra del Vittorino, la nuova struttura, la palestra dell'Alberti. Perché non un'area, una in mezzo al verde, chiudere via Pilloni, pare sia quella, una parte, e fare un'oasi di sport. Magari fare un'altra palestra, magari fare dei campi da beach volley, per esempio.
questo potrebbe dare davvero molto, molto rilievo dal punto di vista dello sport ad Abano. Andavo a studiare in biblioteca, però la cosa che trovavo davvero difficoltosa erano gli orari che aveva. Non è comodo assolutamente, quindi magari pensare a un orario continuato, a un custode, a un gruppo di studenti che si occupa di aprire solo magari la tavola studio che c'è lì, potrebbe dare davvero valore, oppure per un'altra tavola studio. Ecco, per esempio a Montortone c'è una sala, condominio Venezia, vicino a Zephyrus, vuota. Io quella vorrei fare una tavola studio, per esempio. Comunque il CRC sì, ci sono qualche concertino, ma niente più. Poi, ad esempio, il CRC è una struttura, centro ricreativo comunale, ricreativo. Ricrea? Cosa fa? Dovrebbe ricreare? Cioè, dovrebbe dare, cioè, dovrebbe essere un centro ricreativo. In realtà, cos'è? Un bar dove ci sono ogni tanto i concerti, dove fanno il burracco, dove... Ci trovano due vecchi a bersi una birra e dove fanno i corsi di Photoshop. Non è un centro ricreativo. E si creano molte potenzialità perché in un bello spazio in centro, anche lì. È un centro nel quale, oltre ad essere solamente un bar dove puoi andare a bere una cosa con gli amici, vengono organizzate delle iniziative. È un centro di ritrovo anche per le associazioni di Abano, ad esempio. Diciamo che come tipo di locale sarebbe bello che fosse valorizzato un po' di più, fosse un po' più che altro quando non ci sono attività organizzate, quando non ci sono concerti, tipo potrebbe essere reso un po' più interessante, perché diciamo che quando non ci sono questo tipo di cose è un bar come gli altri, probabilmente anche molto meno frequentato. Sarebbe bello, secondo me, per il tipo di locale, per l'idea, sarebbe bello che fosse un po' più valorizzato. Allora, io non conosco molto bene la vita burocratica di un comune, come funzioni, quindi è difficile proprio medesimarsi nel sindaco. Però qualche proposta ce l'avrei, come dicevo anche prima, sarebbe sfruttare di più i posti che abbiamo per dare più possibilità di incontro tra i giovani, ma non solo, anche tra giovani e persone più adulte. Cercare di far crescere una generazione in quella che sta crescendo adesso, magari in dei posti che siano diversi dalla strada, il Parco Magnolia. Per esempio quel posto, secondo me, non so, si potrebbe fare qualcosa. Tutto quel tendone, io non ho mai sentito di grandi concerti là dentro, di comunque gruppi che vanno a suonare. Non so te, però mi sembra una cosa molto buttata là, che non viene sfruttata come dovrebbe. Cioè, delle occasioni di ritrovo per i giovani, magari una... Puoi fare una sera un concerto, una sera puoi proiettare un film, un'altra sera puoi fare la presentazione di un libro magari, e un'altra volta puoi usarlo per sensibilizzare i ragazzi riguardo a un problema, che ne so, fare una conferenza sull'ambiente, fare una conferenza su... Cioè, queste cose che dovrebbero essere pubblicizzate, se ci sono non lo so, però che siano pubblicizzate non mi pare tanto. O utilizzare tutti questi parchi che abbiamo per... Non so, domenica pomeriggio ragazzi facciamo giornata yoga o facciamo giornata qualsiasi cosa, danze africane, canto all'aria aperta, qualsiasi cosa si potrebbe fare, però mancano le idee di fondo. Io mi ricordo per esempio in una cosa molto bella che ho visto in Messico, era la domenica mattina e sabato mattina, che sono i giorni in cui la maggior parte della gente è libera, nelle piazze della città c'erano dei tipo animatori che stavano lì col palco e stavano organizzando le attività collettive, per esempio classe di salsa o di ginnastica. Quindi le signore lì che non avevano soldi comunque per andare in palestra, non esiste la palestra lì, e andavano tutte alla domenica, cioè venivano fuori tipo squadre di 100 persone che seguivano il maestro che faceva tipo, non so, aerobica o attività, e quindi comunque la gente si conosceva, la gente aveva la possibilità di uno scambio di informazioni, di idee. E qui mentre sono tutti
tutti isolati, tutti soli, siamo soli. Ho un luogo a cui la gente può andare per fare cose. E fare là così tutti quanti potrebbero restare insieme. Adesso non so proprio un'idea, non ho un'idea precisa, però un posto in cui tutti i giovani, tutti i ragazzi ci potrebbero, diavolo e non solo, potrebbero stare insieme. Magari fatto un po' strano, con magari delle salette, insomma, che si può anche ballare, però magari c'è anche qualcos'altro, tipo con tante cose dentro, cioè tipo, you know. Poi nella mia testa potrebbe esserci tipo, boh, potrebbe essere arredato strano, oppure con, che ne so, quadri, insomma, appesi alla parete, strani, e, insomma, qualcosa che attiri, insomma, ti incuriosisce. Cioè, il comune mi dovrebbe dare degli spazi dove sa le mie pretese, tra virgolette, sa chi sono, sa chi posso invitare, sa che cosa voglio fare, senza che poi ci sia qualcuno che si viene a lamentare. E quindi anche questo permetterebbe a chi ha un'iniziativa, a chi vuole portare una sua iniziativa, una sua proposta, di svilupparla. Come di sicuro ci saranno degli spazi così lasciati un po' andare o che non vengono usati. Date la possibilità, se non avete idee voi, a chi ha idee di poterle mettere in piedi in qualche modo. Quello che potete fare per aiutare queste persone, fatelo, anche solo dandogli uno spazio o la possibilità di usare uno spazio. Perché prendere sotto braccio persone che hanno voglia di fare, che già organizzano delle cose, e riuscire a spingerle per farle diventare qualcosa di più importante, insomma, Abano, ricordiamo, è un'attrazione turistica. Una volta che i turisti vengono, offriamogli anche delle cose di buon livello, perché no? E dalla città, cioè abbiamo delle risorse qui noi, che sono ragazzi, ma non solo i ragazzi, facciamo in modo che di usarle in maniera più forte, ecco, più. Proviamo a pensare a questa cosa, a queste idee, ma a questa come a tante altre che magari hanno altri miei coetanei. Ok, adesso si cambia. Adesso ci troviamo, adesso facciamo. Però deve essere una cosa che fate insieme, non si può, si può scontrare, non nasce niente dallo scontro, insomma, dall'incontro nasce qualcosa. Questo penso sia la cosa che da ragazzo si posso propormi. Il fatto di parlarne mi fa ragionare su certe cose, perché fino a quando leggi o comunque rimane una cosa che non riesce a esprimere a parole, non riesce a tirare fuori effettivamente quello che effettivamente senti, poi vedere il mio intero, vedere come hanno reagito gli altri, riuscire a pensare com'è diverso da come stai invece interpretato tu la cosa, come l'hai interpretata, anche dopo, a fine di questo lavoro, sono interrata. Senti, ma i tuoi studi come vanno? Boy who's just like me, thought there was love in everything and